a tutti, sono venuto a fare un sopralluogo, sono sempre qui, sono tornato qui al lago di Casanova, sono venuto a fare una piccola sessione di pesca, principalmente a vedere se trovavo, se rivedevo la canna che ho perso settimana scorsa, non c'è ovviamente, e praticamente ho piazzato due canne e provo a fare una piccola sessione di qualche ora di pesca per vedere se si prende qualcosa. Nulla, giornata sembra ottima, c'è un po' di vento, si è alzato nel pomeriggio, è caldo abbastanza, però questo vento insomma non fa sentire insomma i gradi reali del pomeriggio, nel senso che saranno sui 26-27 gradi, però questo vento porta aria fredda, si vede che da qualche parte ha piovuto. Nulla, sto aspettando che parta qualche canna, sono in attesa, avrei intenzione anche di prolungare fino all'ora di cena, se il tempo ovviamente me lo permette, di portare a guadino magari qualche carpa notturna. Nulla, aspetto, se ho qualche abboccata, qualche cattura, ve lo faccio sapere. Di pasturazione, non risponde. Secondo me è possibile che sia questo vento che ha fermato un po' l'attività di pesci. Sinceramente oggi mi sarei aspettato di più, perché qualche giorno fa pesci, seppur in maniera difficile, è il tipo di tecnica che aveva attuato, a method, con la palla di pasta legata ai piombo. Oggi sinceramente sono partito con il sistema classico, sacchettino, un po' di granaglie, un po' di boide spezzettate, però niente. Circa mezz'ora, tre quarti d'ora che ho cambiato, ho provato a fare il sistema di method con la palla di pasta, però ancora niente. Ho preso quella piccola spettina, però ecco. Resto qualche mangiatina, qualche farsa partenza, ma sicuramente saranno insomma carpettine piccole che sentano la
pastura. Futuristicamente una tecnica avevo provato circa una quindicina di giorni fa con il fioccato. Con il fioccato riuscivo ad attirare magari più pesce, ecco, a differenza del sacchettino qui, è un lago che ha bisogno di pesce, c'è perché salta, vedo qualche spinnata di qualche carpa proprio sopra dove sto pescando io. E niente, questo è un altro che mi piace la pasturazione. E sinceramente con il fioccato che avevo provato circa una quindicina di giorni fa mi ero trovato molto bene. Per far entrare ovviamente sessioni cortissime così, io ho bisogno che il pesce entri nell'arco di un'oretta, il pesce deve entrare. Ovviamente facendo una pasturazione più voluminosa e anche più attrattiva si attira anche altro pesce e si rischia poi che il pesce entri, il pesce di disturbo e di non vedere le mangiate delle carpe un po' più grandi. Mi ero prefissato di trattenermi, diciamo, anche ancora di cena, dopo cena, cercare di fare un paio di pescate notturne, un paio d'ore di pesca in notturno. Qualcosa ho sempre preso, però ecco, sono delle giornate che non divertimento, amo il carpe. Oggi sinceramente questo vento dà noia a pesce. Niente, aspetto. E poi valuto se rimanere anche un paio d'ore in notte. Finalmente una partenza. Una bella carpa, una bella specchi, ha fatto sudare, bella tenace, allamata il labbro superiore, ora ve la posso vedere, eh? Oggi stranamente se si è mosso qualcosa si è mosso sottosponda sulla parte di qua, sulla parte di là ho avuto soltanto una partenza, a seconda di vento, poi si ferma il vento parte qualcosa, tira il vento qui ferma i pesci, una cosa incredibile. Si vede una partenza con il vento, quando ci tira il vento 90% è un amo, se no carpe zero. Sono circa le 6:30, a momenti si placa il vento, a momenti non ci si sta dal vento, porta via, da come tira forte fa suonare anche i sensori. Spero di trattenervi, ma se dovesse aumentare il vento sono costretto ad andare via. Circa un'ora e poi valuto se rimanere o se andare via. Ancora un'ora e poi valuto se restare o no. Allora ragazzi, ho deciso di venire via perché il pesce si era letteralmente fermato, il vento forte e il pesce
categoricamente ha smesso di mangiare. Niente, mi sembrava inutile rimanere, anche perché sarei rimasto un'oretta in più, ecco. Niente, boa casina, no, e domani o domani l'altro si ritorna a pescare per un'altra sessione. Nulla, mi sono divertito comunque, poche, però ogni tanto si fermava il vento e partiva un pesce. E poi si è alzato, non ha più smesso, quindi ho deciso di interrompere prima. Mi sarebbe piaciuto rimanere anche un'oretta o due, diciamo, dopo il tramonto, però sinceramente ho capito che era quasi inutile. Facile che domani si torni a pescare e nulla, ci si vede prossimamente con un altro video. Ciao a tutti!